Buonasera a tutte e a tutti, vi diamo un caloroso benvenuto al tradizionale concerto di Natale del Coro dell'Università degli Studi di Perugia. Ringraziamo tutti i presenti, la cittadinanza, le autorità che si sono unite a noi in questa che vuole essere un'occasione di festa e un regalo che l'Ateneo fa alla città. Quest'anno siamo ospitati nella splendida Basilica di San Pietro, un luogo di una bellezza straordinaria, di grande suggestione, quella sua atmosfera costituirà certamente una cornice preziosa all'ascolto dei brani che stasera verranno presentati. Ringraziamo quindi anche a nome del magnifico rettore, professor Maurizio Oliviero, abate Don Giustino Fornelli, priore padre Martino Siciliano, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, dottor professor Gaetano Martino, vicepresidente della Fondazione per l'Istruzione Agraria, professor Antonio Bartolini, e così come il direttore, dottor Mauro Pozzani. Un grande ringraziamento anche a tutto il personale dell'Ateneo, del Dipartimento e della Fondazione, nonché al Sindaco e al Comune di Perugia per il prezioso supporto e la collaborazione che hanno consentito questo evento di stasera. E ora direi di lasciare spazio alla musica, signore e signori, il coro dell'Università degli Studi di Perugia, dirige il maestro Marco Artini.
ascoltato il brano Beata Viscera di Magister Theotimus, con voce solista Nicola di Filippo, un'antifona che celebra il mistero di Maria e del suo sacro grembo. E dal buio del grembo mariano passiamo ora a un brano che parla di luce, con una lauda da Laudario di Cortona, dedicata sempre a Maria, dal titolo Altissima Luce, dal Codex Cortona, numero 91, nell'elaborazione di Franco Radicchia. Prego, maestro. Quando padre Martino diceva, ma
queste cose straordinarie, abbiamo un'illuminazione che non ci permette di apprezzarle. E lui ci ha stimolato, e noi l'abbiamo raccolto, l'ha raccolto la Fondazione Agraria, qui dovrei ringraziare tantissime persone, il direttore, tutto il consiglio, ma voglio citarne una, perché poi l'idea vuole le competenze, e la competenza è quella della professoressa Tenza, che ha accompagnato questo progetto con grande maestria, lo ha guidato, lo ha fatto attraverso i tecnici, lo ha fatto attraverso degli operatori straordinari, e quando poi questa sera ci saluteremo, vi prego di rivolgere un po' lo sguardo, guardate, se provate a alzare le vostre teste, avete uno spettacolo che probabilmente non avevate mai visto. Abbiamo ridato luce, forse una delle l'unica oggi esistente al mondo. E quindi questo non è soltanto un dono che noi ci sentiamo di fare la città. È, la vorrei dire, ma molto sommessamente, prendendo in prestito le parole di Don Luciano, quel famoso Iker che lui insegnava a Barbiani, a quei giovani ai quali spiegava che bisognava conoscere, che bisognava impegnarsi, che bisognava studiare, ma Iker significava soprattutto bisogna prendersi cura, prendiamoci cura. E questa sera noi proviamo a prenderci cura delle cose. Il messaggio è, può essere tradotto in tanti modi. Innanzitutto prendersi cura delle cose fisiche che noi abbiamo ereditato, quelle cose che meritano la nostra attenzione, il nostro rispetto, che hanno bisogno di quelle attenzioni perché chi verrà dopo di noi possa percepire il senso della storia, della memoria, dell'arte e della spiritualità. Ma anche vorrei anche prendersi cura delle persone. E proprio questa sera, in questo periodo, e non vorrei scendere insomma in quella retorica un po' natalizia dove tutti ci ricordiamo che intorno a noi c'è bisogno di prendersi cura degli altri, di chi ha più bisogno. Prendersi cura questa volta per noi vuol dire provare a capire che cosa ci sta succedendo intorno. Ci succede e succede che tante persone soffrono l'infamia e la tragedia di una guerra. Ma io vorrei che questo pensiero andasse non solo alla guerra in Ucraina, vorrei che andasse a tutte quelle guerre che noi abbiamo dimenticato, che ci sono tutti i giorni, che sono le guerre fisiche, quelle combattute, dove ci sono le persone che le subiscono, le persone che inspiegabilmente le combattono, e poi ci sono quelle persone che ancora più inspiegabilmente non sanno fermare. Ma poi c'è la guerra di chi combatte con se stesso per affrontare la vita e darsi un futuro. E guardate, lo dico con lo spirito, vi prego, più alto possibile, alle tante persone che scappano dalle loro case, alle tante persone che affrontano dei viaggi, pensate ai tanti migranti, che troppo spesso sono oggetto di una discussione di equilibrio politico o di numeri o di quote, ma nessuno pensa che lì ci sono delle persone, degli esseri umani. E poi c'è la guerra quotidiana che combattono le singole persone in un momento difficile, anche di tanto, come dire, decantato occidente. È un momento particolare, è un momento in cui le diseguaglianze si sono moltiplicate. E allora un'istituzione importante come la nostra, che deve prendersi cura delle cose, che grazie a un corpo docente, grazie ai nostri amministrativi, guardate questa sera io vi voglio ringraziare tutti perché come volontari stanno qui da noi, insieme al nostro direttore che saluto, alla direttrice generale, a tutta la nostra governance, noi abbiamo la responsabilità più alta e più bella, quella di prenderci cura dei nostri giovani. Io ho visto tanti questa sera e mi dà tanta gioia e tanta felicità. Ma i nostri giovani, voglio dire, noi abbiamo bisogno che voi prendete un po' cura anche di noi. Non lo fate con un senso di rabbia, non fatelo con un senso di durezza, fatelo con un senso di comprensione e di speranza, di attenzione e di ottimismo.
Voi avete tra le mani uno dei momenti storici più importanti dei cicli dell'umanità. Voi avete, state vivendo la fase storica in cui potete determinare quello che sarà l'umanità domani. Abbiate il coraggio di farlo. Non fatelo con rabbia, non fatelo con rancore, fatelo con generosità, perché chi vi ha preceduto l'ha fatto con generosità. E allora io nel ringraziare tutte le autorità presenti, nel ringraziare ognuno e ognuno di voi, nel ringraziare il nostro straordinario Gianello, di cui io non mi stancherò mai di ripetere, dovremmo essere molto più orgogliosi, molto più. È un ateneo che, lo ricordavo ieri sera, sono stato all'estero quando racconto la storia del nostro ateneo. Lei anche di tanto blasonato università nordamericana a rete. E il modo migliore per onorare il nostro ateneo è essere consapevolezzi di quanto la nostra comunità è importante. E quindi ringrazio tutte e tutti voi. Questo vuole essere soltanto un piccolo percorso per prendersi cura delle cose. Completeremo l'illuminazione perché c'è ancora un piccolo pezzo di progetto che la professoressa Tenza instancabilmente ci ricorda. È un omaggio che facciamo al pensiero e all'intuizione di Padre Martino, simbolicamente a tutti i benedettini che, devo dire, noi siamo molto gelosi di questo luogo. Padre Martino lo è più di noi. E loro sono dei grandi custodi delle cose e delle anime, e quindi di questo io sento di rivolgere un profondo ringraziamento a nome di tutta la comunità. E da ultimo, prima Padre Martino mi diceva: è proprio il tuo cuore. No, loro sono proprio il mio cuore e sono il cuore di tutto l'ateneo, perché quello che loro trasmettono, spero trasmetteranno questa sera, è il messaggio più bello che vogliamo dare. Vediamo un orizzonte straordinario. Il passaggio dal buio alla luce dei primi due pezzi ci racconta che c'è un percorso e che dopo ogni notte c'è sempre una nuova alba. La nuova alba è quella che noi, spero, con questo Natale, con un nuovo anno, contribuiremo a costruire. Buon Natale a voi, buon Natale alle vostre famiglie. E prendiamoci cura di tutto e di tutti. Grazie. Nell'elaborazione di Carlo Pedini è un canto medievale del 1300 che parla dell'Annunciazione a Maria, Angelus ad Virginem, nell'elaborazione di David Wilcox con il soprano solista Elena Vigorito. Prego.
l'esecuzione di due brani medievali con la voce che abbiamo ascoltato appunto della solista Elena Vigorito, passiamo alla tradizione basca e napoletana con i brani Gabriel's Message, canto di Natale basco sulla un'annunciazione noto anche con il titolo The Angel Gabriel from Heaven Came, nell'elaborazione di Kevin Discord, il cui tra l'altro il testo originale in latino venne tradotto in inglese appunto dall'Ottocento, e a seguire Oh guardate degli angeli santi, canto tradizionale napoletano del 1700 nell'elaborazione di Roberto Di Marino. Gabriel's Message e Oh guardate degli angeli santi. Thank you.
diciamo, eccoci qua. Allora, ascolteremo ora la celebre Carol of the Bells di Nikola Leontovich, conosciuta anche come Ukrainian Bell Carol. Dirige Oreste Calabria, che ne ha anche realizzato l'elaborazione per il coro dell'Università degli Studi di Perugia. Carol of the Bells. Se mi sentite, eccoci qua, se no avrei proiettato. Nota anche con il titolo di Minuit Chrétien, che nella versione inglese O Holy Night, è la volta di Cantique de Noël di Adolf Adam, un canto natalizio composto nel 1847, in cui viene richiamata la nascita di Gesù Bambino, con la soprano Elena Vigorito, Cantique de Noël. Thank you.
che dopo questa veramente emozionante esecuzione di Cantiche de Noël con il tenore Nicola De Filippo e la soprano Elena Vigorito, cui farei un altro grande applauso insieme al coro di Marta Benedini, passiamo ora a quattro brani dal sapore moderno. The Rhythm of Life di Cy Coleman, un brano che inneggia l'amore per la vita da musical Sweet Cherry, nella lavorazione di Richard Barnes. L'accompagnamento al pianoforte a quattro mani sarà eseguito da Francesco Andreucci e Oreste Calabria. A seguire Seasons of Love dal musical Rent con il tenore Nicola Di Filippo, che parla di amore per il prossimo come misura dell'esistenza umana, quindi Shine di Gary Barlow nelle lavorazioni di Philip Lawson, e This Little Light of Mine Happy, un medley dal sapore gospel nelle lavorazioni di Oreste Calabria, che ne accompagnerà l'esecuzione al pianoforte. Thank you.
Un grandissimo applauso poi al coro e al maestro Marta Lumichini in particolare, che grazie. Lascerà ora la conduzione al maestro Salvatore Silvestro, storico fondatore del coro, per l'ultima parte del concerto dedicata alla musica natalizia più tradizionale, per cui mentre si avvicina prego di tributargli un grande applauso. Astro del Ciel di Franz Gruber nell'elaborazione del maestro Salvatore Silvestro, e con voci soliste soprano Elena Vigoreto, contralto Polmo Mancini, tenore Nicola Di Filippo e basso Oreste Calabria. Prego maestro. Thank you.
parola in tutto l'Ovest Calabria. Il nostro applauso, il nostro ringraziamento per le emozioni che ci hanno regalato finora stasera. Ma non finisce qui, perché il coro dell'Università degli Studi di Perugia ci regalerà ora un inaspettato fuori programma di Alfonso Maria Benigoni nell'elaborazione di Carlo Pedini, Tu scendi dalle stelle.
e ad Agimus per lo straordinario spettacolo che ci hanno offerto stasera per le tante emozioni. Ricordiamo che il coro è composto dal personale dell'Università degli Studi di Perugia, da laureate e laureati, e da studentesse e studenti di tutti i dipartimenti dell'Ateneo Perugino. Per cui vi ringraziamo infinitamente per la vostra presenza, sperando di avervi fatto assaporare un po' della magia del Natale. Per cui a voi e ai vostri cari, da parte del magnifico rettore dell'Ateneo, del coro dell'Università degli Studi di Perugia, i nostri migliori auguri e buone feste a tutte e a tutti. Grazie.